Ciao a tutti, in questa video lezione andremo a risolvere un circuito RC, ovvero un circuito ohmico capacitivo, un circuito in cui vi sia la presenza in serie di una resistenza e di un condensatore caratterizzato appunto da una capacità C. Che cosa voglio dire risolvere un circuito? Ecco, non vorrei svelarvelo subito, chiaramente dobbiamo trovare qualcosa che non conosciamo, ecco, altrimenti non dovremmo risolvere nulla, però vorrei non appunto rovinarvi la sorpresa e lasciare questa cosa che dobbiamo trovare, dimostrarvela strada facendo. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo un circuito in cui vi è la presenza di una resistenza e di un condensatore di capacità C, e per semplificarci la vita andiamo a considerare un generatore di corrente continua. Ok, quindi la nostra pila è quindi caratterizzata da una forza elettromotrice costante. Cosa andiamo a fare? Andiamo a chiudere il nostro condensatore e il nostro circuito, andiamo a chiuderlo, e quindi è lecito pensare che, quindi se chiudiamo il nostro circuito, è lecito pensare che all'istante in cui chiudo il condensatore sia assolutamente privo di cariche sulle armature, quindi la quantità di carica che c'è sul condensatore sia zero. E poi chiaramente il generatore comincia a mettere in moto le cariche, quindi succederà che la nostra carica positiva comincerà a muoversi e ce la troveremo sul nostro condensatore, che a quel punto lì allontanerà la carica positiva da questa armatura, o se vogliamo richiamerà una carica negativa dal polo negativo del nostro generatore, e via via questo spostamento di cariche continuerà nel tempo e avremo che il nostro condensatore cambierà la quantità di carica presente sulle armature. Il tutto, come sappiamo, andrà verso una stabilizzazione. Quale? È quella che porterà, con l'aumento della quantità di carica e la conseguente aumento di differenza di potenziale, vero, caratterizzato dalla relazione determinata dalla capacità è proprio la costante, vero, di proporzionalità diretta tra la quantità di carica presente sulle armature e la differenza di potenziale tra le armature stesse. Ecco, dicevo che noi andremo quindi ad avere una differenza di potenziale che, col variare della quantità di carica, andrà anch'essa ad aumentare, fin tanto che chiaramente non raggiungerà la forza elettromotrice del nostro generatore, della nostra pila, e a quel punto lì il generatore non sposterà più cariche. Perché? Perché avremo la parità di potenziale tra il polo, quello contraddistinto, il polo positivo della pila e l'armatura positiva. Su questo ramo quindi non subiranno più differenze di potenziali, e quindi non ci sarà più moto di carica. A quel punto lì le cariche non verranno più spostate sul condensatore, e non ci sarà più movimento di carica. Ricordiamo che il nostro condensatore rappresenta un'interruzione del circuito, quindi questo non è un circuito chiuso quando il nostro condensatore è presente, d'accordo? Quindi il moto delle cariche persiste solo fin tanto che
la differenza di potenziale tra le armature non è pari alla differenza di potenziale dei poli del mio generatore. L'obiettivo qual è quindi? Ecco che la nostra sorpresa si manifesta subito, la svegliamo subito. Chi è che dobbiamo trovare? Cosa vuol dire risolvere il circuito RC? Beh, in primo luogo, risolvere il circuito RC vorrà dire trovare il modo con cui varia nel tempo questa quantità di carica sul condensatore. Quindi il nostro obiettivo è quello di determinare la funzione che descrive l'andamento, la variabilità della quantità di carica sul condensatore e di conseguenza chiaramente all'interno di questo mio circuito. Da dove partiamo? Partiamo, come possiamo magari chiaramente intuire, partiamo dalla condizione che ci dà la Kirchhoff con la legge delle maglie. Qua abbiamo un circuito, ovvero una maglia, un circuito chiuso. Possiamo andare a calcolare il bilanciamento delle differenze di potenziali che ritroviamo all'interno di questo circuito, percorrendolo nello stesso verso in cui lo va a percorrere il moto delle cariche positive, e quindi andremo ad avere gli stessi segni, ok, imposti dal moto delle cariche positive al nostro differenza di potenziale. Immaginiamo di partire da qua, ok? Se io immagino di partire da qua, quindi andiamo a partire da questa armatura, abbiamo subito un salto positivo in crescita pari alla forza elettromotrice del generatore. Successivamente, lungo questa resistenza, la corrente, perché nel momento in cui c'è moto di carica chiaramente abbiamo una corrente elettrica, vero? L'intensità di corrente. Lungo la resistenza ci sarà un calo di tensione pari ad R per I, prima legge di Ohm, e sul nostro condensatore, dall'armatura positiva, quindi con potenziale maggiore, all'armatura negativa con potenziale minore, e quindi su questo condensatore abbiamo una differenza di potenziale, quindi a decrescere, pari a quanto questa differenza di potenziale, quindi negativa? Beh, l'abbiamo scritto proprio qua, quindi meno Q fratto C. Siamo arrivati al punto di partenza e quindi queste somme chiaramente complessivamente faranno 0. Ok, quindi abbiamo scritto quella che a tutti gli effetti, giusto, è una equazione. Eccola qua. Bene, osserviamo con attenzione, facciamo un paio di considerazioni che ci saranno utili. La forza elettromotrice è una costante nel tempo, la resistenza è una costante nel tempo, la capacità è una costante nel tempo. Ci rimane, vero, l'intensità di corrente e la quantità di carica. Abbiamo già osservato come la quantità di carica sia la nostra variabile, è proprio quello che vogliamo andare a determinare, quindi la quantità di carica è variabile nel tempo. D'altronde partiamo da una situazione di quantità di carica nulla sulle armature e questa quantità di carica andiamo invece a vederla aumentare. Beh, di conseguenza, visto che c'è questa quantità di carica variabile, anche l'intensità di corrente potrebbe essere una grandezza
che potenzialmente varia nel tempo. In realtà, però, sappiamo che quantità di carica e intensità di corrente non sono due grandezze scollegate tra loro, ma vi è una relazione ben precisa e ben importante, direi. L'intensità di corrente, da un punto di vista vero istantaneo, possiamo lavorare in maniera istantanea perché abbiamo tutte le basi del calcolo differenziale, è la derivata della quantità di carica, ovvero appunto il rapporto tra i due differenziali della quantità di carica e della variabile tempo. Quindi nella mia equazione posso scrivere posso far comparire i differenziali e quindi parleremo di equazione differenziale. Ora dovremo ricordarci qual è l'approccio, almeno da un punto di vista così di primo approccio, che si deve tenere appunto davanti ad un'equazione differenziale. Il primo approccio è quello di cercare di separare le variabili che in questo momento sono all'interno di questa equazione differenziale, in modo tale da far comparire i due differenziali isolati da parti diverse, ok? Separati da parti diverse, da membri diversi rispetto all'uguaglianza, in modo tale da lavorare separatamente, in questo caso con la variabile quantità di carica e con la variabile tempo. La cosa è possibile. E la prima cosa che direi da un punto di vista algebrico possiamo fare è moltiplicare tutto, la nostra espressione, per il differenziale di t. Qua chiaramente rimarrà, si semplificherà il denominatore e eccolo qua, potremmo dire chiaramente uguagliato a zero perché moltiplicando per dt rimane sempre 0, ecco. Quindi lavoriamo proprio come se fossero oggetti algebrici, importante, va bene, l'ho ricordato ancora, altrimenti senza entrare troppo nel sottile, proprio consideriamo i differenziali come se fossero delle quantità algebriche diverse da 0 in particolare, quindi ci salva parecchia cosa. Ecco, separiamo adesso, è possibile separare, lavorare separatamente sui due differenziali? Certo. Possiamo lasciare da questa parte, anzi raccogliere nelle due quantità in cui è presente il differenziale del tempo e isolare dall'altra parte il differenziale della quantità di carica. Adesso cosa vorrei? Vorrei poter avere il differenziale della quantità di carica con la sua variabile quantità di carica, e la cosa è possibile se noi andiamo a dividere per questo membro. Quindi di qua rimarrà il differenziale di t e dall'altra parte ecco che mi compare, e a questo punto ho elaborato, ovvero la mia equazione da cui ero partito, l'ho un po' cambiata, ma è sempre lei. Al primo membro di questa uguaglianza c'è il differenziale di t, al secondo membro di questa uguaglianza c'è il differenziale di q con un'espressione, eccola qua, vedete, con un'espressione in cui la variabile è q. Quindi abbiamo una funzione rispetto alla variabile q per il differenziale di quella variabile. Al primo membro abbiamo il differenziale di t e chiaramente con un po' di fantasia, come sempre, qua possiamo vedere 1 che diventa la mia funzione rispetto alla variabile t. A questo punto
avrà senso poter calcolare gli integrali di queste due forme. E rispetto alla variabile t, qua abbiamo t più k, la primitiva, ovvero l'insieme delle primitive, calcolo di quell'integrale indefinito, e di là, beh, lo lavoriamo un po', ovvero questa funzione la lavoriamo un po', ci portiamo fuori r così da vedere meglio le cose, e rispetto alla variabile q, mi chiedo se nella nostra frazione, in modo tale da poter risalire ad un integrale immediato, nella nostra funzione il numeratore è la derivata del denominatore. Teniamo presente sempre che f, m e c sono numeri, sono costanti, e quindi non dovrebbe essere difficile vedere che la derivata del denominatore, chi dovrebbe essere la derivata del denominatore, cosa mi aspetterei come derivata del denominatore rispetto a q, la derivata del denominatore, questa è una costante, quindi va a 0, quindi è meno 1 su c, non c'è, perché non me la trovo al numeratore, però non manca tanto, vero? Quindi se io qua moltiplico per meno 1 su c e mi aggiusto le cose moltiplicando fuori per questa c, per questa capacità, ecco che sono proprio nella situazione che mi permette di integrare in maniera immediata, no? Perché riconosco l'integrale della situazione in cui posso utilizzare il logaritmo naturale. E quindi eccolo qua, t più k uguale a meno rc, logaritmo naturale. Posso anche evitare di mettere il valore assoluto, perché? Perché ho la certezza che la forza elettromotrice del mio generatore dovrà per forza essere maggiore della forza elettromotrice presente sul condensatore, della differenza di potenziale presente sul condensatore. Perché? Perché altrimenti non partirebbe nulla. Ok? Quindi la quantità è sicuramente positiva, e quindi posso, l'argomento, ovvero questo fm-qc, posso togliere il valore assoluto. E qua chi c'è? C'è un'altra costante, questa la chiamiamo k1 e questa la chiamiamo k2. Allora, cosa posso fare? Beh, queste due costanti innanzitutto me le posso riunire in un'una unica, portando tutto a secondo membro. E questo k2 meno k1 lo cancelliamo e lo facciamo diventare appunto un'unica costante. Va bene? Ok, e adesso ci siamo quasi, direi, anche se in realtà vedrete che bisogna fare più di qualche calcolo per arrivare proprio in fondo. Ci siamo quasi, perché? Perché adesso la fatica deve essere quale? La fatica deve essere quale? Di quella di andarsi a ricavare la nostra grandezza variabile, quantità di carica, in funzione del tempo. Ok? In funzione del tempo. Ok? Per far questo, innanzitutto, vediamo se riusciamo, in primo luogo, appunto, a determinare se per caso la nostra costante K deve valere un valore preciso, cioè riusciamo a ricavarci un valore per questa costante K. Cos'è che noi sappiamo? Sappiamo qualcosa di particolare? Beh, direi di sì che sappiamo qualcosa di particolare. Noi sappiamo che all'istante t uguale a 0, la quantità di carica vale 0. Quindi vuol dire che in questa equazione, sostituendo al posto del tempo 0 il valore che io so che deve valere la quantità di carica, cosa scopro? Scopro che
scopro che la costante k deve assumere un valore preciso. Qual è il valore preciso assunto dalla costante k? Eccolo qua. RC per logaritmo naturale di Fermi. Questo è una, apro una parentesi, graffa. Lo metto con tre punti esclamativo perché è importante ricordarsi che abbiamo queste due informazioni e quelle due informazioni ci permettono di trovare K. Quindi usiamola subito questa nostra informazione. E ora è tutto un lavoro algebrico. Cerco di raggruppare, di raccogliere in modo un attimino più proficuo questo secondo membro. Facendo cosa? Beh, raccogliendo meno RC. Qua cambio di segno, vero? E adesso, sfruttando le proprietà dei logaritmi su questa differenza, mi permette, vero, di scrivere il logaritmo naturale del rapporto tra questi due argomenti. Cerco di isolare il nostro logaritmo naturale per poter finalmente passare all'argomento di questo logaritmo naturale e facendo comparire dall'altra parte l'esponenziale. Ora ci siamo quasi, perché posso, non perdiamo di vista, no, io voglio andare a esplicitare Q. Scrivo così, T fratto RC, ed è fatta, no? Ed è fatta perché? Perché adesso posso dire che Q fratto C è uguale a Fm meno Fm per E alla meno T fratto RC, che può essere scritto, raccogliendo Fm, 1 meno E alla meno T fratto RC. E quindi, finalmente, risultato finale, Q uguale C per Fm per 1 meno E alla meno T fratto RC. Eccola qua, la nostra funzione Q di T, la nostra funzione che descrive la quantità di carica presente sulle armature del condensatore in funzione del tempo. È una funzione esponenziale decrescente, vero? C'è questo esponente negativo. Ok? Noi dovremo sapere abbastanza facilmente dedurre il grafico di questa funzione. Facciamo alcune osservazioni sulle caratteristiche di questo grafico. Chiaramente a noi interessa tutto solamente per valori positivi del tempo. Quindi, per valori positivi del tempo, in particolare se vado a calcolare cosa succede quando passa un bel po' di tempo, ok? Passa un tempo che, vabbè, faccio tendere a infinito, però quando il tempo diventa sempre più grande, quando il tempo passa di, cosa succede a questa nostra funzione? Bene, dovrebbe essere chiaro a tutti che questa funzione, per t
che tende a infinito, l'esponenziale tende a zero dal momento che il nostro esponente tende a meno infinito. E quindi, eccolo qua, C per sempre. Cioè, vuol dire che man mano che il tempo passa, man mano che passa sempre più tempo, diremo, la quantità di carica presente sul nostro condensatore diventa C per fm, e non potrebbe essere altrimenti. Perché non potrebbe essere altrimenti? Perché abbiamo già osservato cosa succede all'interno del nostro circuito. Man mano che sul nostro condensatore, posso anche chiuderlo tutto il circuito, man mano che sul nostro condensatore arriva carica, e di qua quindi si carica di segno opposto, la differenza di potenziale che c'è tra questo punto e questo punto tende ad avvicinarsi alla differenza di potenziale che c'è tra questo punto e questo punto. Questo punto è lo stesso potenziale negativo e questo punto invece tenderà a diventare lo stesso potenziale positivo. Quindi cosa vuol dire? Beh, vuol dire che delta V tende a diventare esattamente la forza elettromotrice del generatore, no? Della pila, e quando questo accadrà tutto cesserà, cioè la quantità di carica non aumenterà più. Non aumenterà più e vuol dire che rimane costante. Eccolo qua. E quale sarà quel valore costante? Non dimentichiamoci, vero? C uguale a Q fratto delta V, e quindi la nostra quantità di carica C per delta V, quando delta V aumenta, il massimo che può assumere è proprio la forza elettromotrice. E quindi ecco che ci ritroviamo quello che abbiamo scoperto. Per un tempo molto grande, la nostra quantità di carica assume il valore limite C per fm. Quindi, da un punto di vista puramente vero grafico, quello che possiamo dire è che la quantità di carica, se noi andiamo a rappresentarne la variabilità su di un piano cartesiano, in maniera molto così qualitativa, quello che noi possiamo dire è che abbiamo una quantità di carica che tenderà asintoticamente al valore C per fm, partendo da un valore nullo all'istante 0. Ecco che la curva che descriverà, si può fare con qualsiasi controllo veloce, rapido, con uno studio di funzione completo o con un controllo con qualsiasi ambiente grafico. Ecco, adesso non è quello che vorrei, su cui voglio insistere, però questo è il grafico. In realtà questo andamento è un andamento molto rapido. Non, questo lo accade per valori di tempo piccoli, e quindi quel tempo che passa grande, in caso lo vedremo con altri esempi, con problemi numerici, con qualche esempio insomma applicativo, il tempo grande vuol dire qualche anche frazione di secondo. Il raggiungimento di questo valore asintotico lo si ha molto presto in realtà, okay? Molto più di quello che mi suggerirebbe l'andamento di questo grafico qua, insomma, molto più di quello che mi direbbe il nostro grafico, okay? Dove l'andamento dal punto di vista qualitativo, ecco, questa curva, questo raggiungimento lo si ha in maniera molto più repentina. Ecco, quindi importante aver chiaro questa variazione di quantità di carica. E
l'intensità di corrente? Cosa potremmo dire? Cosa riusciamo a dire dell'intensità di corrente? Riusciamo a dire qualcosa? Beh, chiaramente sì, riusciamo a dire qualcosa, anzi l'abbiamo già detto. L'intensità di corrente altro non è che la derivata della quantità di carica, della quale noi adesso conosciamo la funzione, vero? Quindi non è altro che la derivata di questa funzione, derivata rispetto al tempo. Facciamolo. C per fem è chiaramente una costante, dopodiché del termine la derivata di 1 va a 0, quindi qua rimane la derivata di esponenziale che è meno l'esponenziale stessa per però la derivata dell'esponente. Ora mi porto fuori questa costante moltiplicativa dopo aver annullato, vero, questi due segni meno, me lo porto fuori e quindi C per fem fratto RC per E alla meno T fratto RC. Ed ecco qua. Fem fratto R per E alla meno T fratto RC. Questa è l'intensità di corrente, la funzione che descrive l'intensità di corrente. Anche questa è una funzione abbastanza chiara. È un esponenziale, anche lei è un esponenziale. È un esponenziale che t uguale a 0 ha come valore fem fratto r, perché l'esponenziale vale 1, quindi è massimo il valore quando appena chiudo il nostro circuito, quindi la massima variazione di quantità di carica, perché quella, vero, è l'intensità di corrente, la velocità di variazione della quantità di carica. Ecco, la velocità di variazione è massima all'inizio, d'altronde potrebbe essere diversamente, non c'è opposizione del differenza di potenziale del condensatore, è ancora completamente scarico, quindi non oppone resistenza all'arrivo delle cariche. Man mano che si carica si fa più fatica a portare cariche sul condensatore che è già pieno, ok? Quindi è giusto che sia così. La massima rapidità di passaggio di cariche ce li hai all'inizio, quindi tu hai un valore massimo che tra l'altro è proprio quello impresso dalla FEM del generatore. All'inizio il condensatore non dà opposizione con la sua differenza di potenziale, che invece comincia ad essere in atto dopo, e quindi man mano anche qua in maniera abbastanza più repentina di quello che mi dice il grafico, tende a far annullare questa intensità di corrente. Man mano la velocità con cui varia la carica diventa sempre minore, perché fa più fatica la carica ad andare sul condensatore che via via è sempre più pieno, è sempre più carico. Infatti, vero, il limite per t che tende a più infinito stavolta di quella funzione lì va chiaramente a zero. E quindi è destinata l'intensità di carica a spegnersi in questo generatore. Ripeto, d'altronde il condensatore rappresenta un'interruzione del circuito stesso. Bene, mi raccomando, questo percorso che abbiamo fatto è un percorso importante da un punto di vista fisico, ma soprattutto da un punto di vista di modello matematico. Ok, qui c'è tanta bella matematica che abbiamo studiato in questo periodo, e anche alcune proprietà fondamentali, ad esempio dei logaritmi, studiate gli scorsi anni.